Cristina De Middel insomma uno dei delle più popolari fotografi probabilmente attualmente in Europa, anzi siamo stati anche abbastanza fortunati ad essere riusciti a trovare un buco libero nella sua agenda, e la ringraziamo in maniera particolare insomma anche per questo, per aver affrontato credo un viaggio aereo piuttosto complicato, lungo da Alicante. E, Cristina De Middel insomma deve la sua popolarità all'esploit di un libro che si chiama Afronauts, che è un libro autoprodotto che ha riscosso un enorme successo, è diventato un autentico caso nell'editoria fotografica. Cristina credo che ci parlerà sicuramente di questa esperienza, ma anche degli altri suoi lavori, quindi traccerà un quadro dell'evoluzione insomma del suo linguaggio. Io trovo molto interessante, e diciamo questa è la ragione per la quale abbiamo pensato di invitare Cristina De Middel, l'originale tipo di diciamo commistione tra elementi reali ed elementi di fiction che caratterizza il suo lavoro, per cui diciamo da alcune premesse reali sostanzialmente lei ha costruito un progetto di pura invenzione, utilizzando un linguaggio però che deriva da quello documentario, quindi poi insomma lei ci parlerà naturalmente in maniera molto diffusa di questo suo approccio. Cedo finalmente la parola a Cristina, la ringrazio ancora per essere venuta qui a Bari. Grazie. Grazie a te. Okay. Can you hear me? Yes, is it working? So thank you all for coming. I didn't know it was 4 hours. But I can talk for much more than that. So if you get tired, you are free to leave. I cannot, I have to stay. So my idea is to explain, because as Michele said, I am now well known and I am invited to places like Bari to talk about what happened to me. Obviously, the Afronauts is a very important part of what happened to me, but it is a result of many years of trying different options and realizing that it was not working. So, you tell me when I stop. Finish your concept. Okay. So, what I'm going to do today is to explain from the very beginning. That is why you can see this image with me. That has nothing to do with what I'm doing now. I'm going to go quickly through the beginning, through my more documentary body of work, and slowly explain why I decided to move into fiction or whatever it is that I'm doing now. I don't know if you understood or you need a translation, I don't know. Okay, si sente? Prima di tutto vi ringrazio per l'invito. A dire la verità non sapevo che si trattasse... Così va meglio? Non sapevo che fosse una conferenza di 4 ore, una lecture di 4 ore. A dire la verità potrei parlare per molto più tempo, però cercherò di limitarmi, anche perché mi rendo conto che non vi potete fermare qui stanotte. E come ha detto Michele, io adesso sono famosa, però devo dire che questo mio essere famosa è soltanto il risultato di anni e anni di tentativi, di errori, di consapevolezza di aver sbagliato una strada e quindi di doverla cambiare. Oggi comincerò a parlare dall'inizio, di come ho cominciato, e devo dire che ho cominciato in una maniera che è completamente diversa da quella che è adesso il mio stile. E parlerò appunto di come sono passata dal fare delle foto documentaristiche a delle foto che possiamo definire appunto di fiction. So I studied fine arts with concentration on drawing. I was mainly doing fumetti.
So from the very beginning I was very aware and I had a lot of fun with telling stories with images. I started taking pictures because I wanted to build a visual catalog of things that I would draw afterwards, like a chair, a house, or people. And that is why, that is how I discovered the magic of the dark room, the potential of photography, and I slowly stopped drawing, even if now I am starting again, to concentrate on photography and exploring more the medium. E io ho cominciato in effetti come disegnatrice, facevo soprattutto fumetti e dall'inizio questa mia arte mi ha dato la possibilità di capire come è possibile raccontare delle storie con le immagini e ho cominciato a fare dei cataloghi. Attraverso la pubblicazione di questi cataloghi ho scoperto che cosa ci fosse di bello nella fotografia e nella camera oscura e quindi ho smesso di disegnare, anche se adesso ho ricominciato, per cui piano piano mi sono avvicinata al mondo della fotografia. So when I finished my studies in fine arts, I didn't find myself very close to contemporary art, even if I was in a straight fine art school, because I didn't understand what contemporary artists wanted to say. For me, their message is very encrypted, very hard to understand in most of the cases, and I understand art as a superior art form. Communications form, that you communicate something. So if you don't understand what the artist is saying, for me it's not good communication. That means that when I finished my studies in fine arts and I wanted to do photography, I didn't want to become a conceptual photographer or an artist photographer, because it was I wanted to be close to the audience and actually communicate in a more effective way. So I decided that I would take one more year concentrating on photojournalism, because it was like a practical use of photography and very simple messages. Quindi io, dopo aver studiato all'Accademia delle Belle Arti, mi sono resa conto che volevo portare avanti un'arte che fosse comunicazione, perché per me l'arte è comunicazione. Non mi è mai piaciuta l'arte contemporanea perché non ne ho mai capito il messaggio. Per me il messaggio dell'arte non deve essere criptico, ma deve essere facilmente comprensibile e deve raggiungere facilmente il pubblico, perché se l'arte non comunica in maniera efficiente non è una buona comunicazione, naturalmente. E quindi, finiti gli studi, ho deciso di dedicarmi al realismo, quindi ho cominciato ad entrare nel mondo del fotogiornalismo, perché per me era l'unico modo in cui la fotografia potesse comunicare in maniera realistica, in maniera facilmente approcciabile da chiunque. So I studied in Barcelona, postgraduate in photojournalism. I was studying, for example, I was in the same class, and I used to be very good friends with Samuel Aranda, who just won the World Press Photo last year. And I was just very aware and very compromised and engaged with documenting the world we live in, because I fully believed that by portraying and showing different realities in the world, that could actually make a change. Yes, slowly, I finally, after a lot of struggle, managed to get in a newspaper, and that was in Ibiza. And I was a photojournalist in Ibiza for 2 years, and then I moved to Alicante, which is my hometown. And in total, I was like maybe as a staff photographer 8-9 years, and I will show you some images also. Quindi appunto una volta finita l'accademia mi sono trasferita a Barcellona, dove ho fatto la scuola di fotogiornalismo e mi sono convinta sempre di più che la mia passione era quella di documentare il mondo, perché secondo me mostrare le diverse realtà poteva essere l'unico modo per poter apportare dei cambiamenti al mondo in cui viviamo. E finalmente, dopo aver finito gli studi, ho cominciato a lavorare in un giornale, prima ad Ibiza per 2 anni e poi ad Alicante, che è la mia città, per un totale di circa 7-8 anni appunto come fotoreporter per un giornale, e adesso vi mostrerò qualcuno dei miei lavori del periodo. So because the work staff photographer in a newspaper, especially a local newspaper, that is where I used to work, is not very exciting. You have to just take pictures that are most of the time boring, like people signing documents or I don't know, the pavement in bad conditions.
that was a bad thing, but also a good thing. The bad thing that is very boring, and the good thing is that you train yourself to make in making interesting images out of things that you don't find interesting, but still have to just force yourself to do something that is appealing. So it was a very, very good training that I now appreciate, but at the time when I was working at the newspaper, I soon realized that it was not at all what I was looking for, and it was not fulfilling the expectations I have and the potential I could recognize already in photography. Quindi lavorare come fotoreporter per un giornale, soprattutto per un giornale locale come i due per i quali ho lavorato io, non è sicuramente un lavoro eccitante, perché vi renderete conto che le foto che si possono fare sono foto abbastanza banali, gente che firma documenti, eventi di cronaca molto spiccioli. Quindi in effetti in questi anni di esperienza maturati presso i giornali locali ho vissuto due lati della medaglia, una cattiva che era quella di portare avanti un lavoro abbastanza noioso e una buona che era quella di formarmi. In effetti io ho fatto un ottimo training presso questi giornali perché mi trovavo costretta con argomenti noiosi a cercare di fare delle foto che fossero più interessanti possibili. Quindi ribadendo il fatto che non mi è mai piaciuto lavorare per un giornale, devo dire che è stata un'esperienza che mi è servita molto perché sono riuscita a cogliere gli aspetti migliori nei soggetti che fotografavo. So just to make my life more interesting and to find myself back in my ideal conception of photography, I started working with NGOs and traveling the world with Doctors Without Borders and with the Red Cross. Just helping them and yes, doing some sort of voluntary work, but also sometimes paid work, documenting their projects around the world. So here are some of the images, and you can see that the language they use is is very specific. You have to show a certain reality, but be respectful. You have to add the exact amount of tenderness and sensibility, but not pushing it too far. So it is a very difficult balance to get because you are seeing something and you want to take maybe a very harsh picture, but you can't because it's still like in a way halfway between an advertising campaign and a reportage and a documentary work. Per cominciare a rendere più interessante l'argomento di cui vi parlerò, posso dire che appunto mia vita professionale ha cominciato ad essere più interessante quando ho cominciato a lavorare per organizzazioni non governative tipo Medici Senza Frontiere, e ho collaborato con queste organizzazioni non governative per documentare i loro progetti, e queste sono alcune delle immagini che ho fatto in quel periodo, e potete notare la lingua che io utilizzo, il linguaggio che io utilizzo, che è molto specifico perché io cerco di mostrare la realtà mantenendomi però nei limiti del rispetto, della tenerezza e della sensibilità. E all'inizio questo equilibrio è stato abbastanza difficile da mantenere, però diciamo che con l'esperienza ci sono riuscita e sono riuscita a scattare delle foto che danno un effetto a metà del documentario e a metà della pubblicità. So here are some examples. There is work I did in India, in Manila, and this is shipbreaking yards in Bangladesh. Okay. So most of the time they're beautiful pictures about sad realities. And then I move on to something else. Ok, ha mostrato delle immagini, delle foto scattate in India, a Manila, in Bangladesh, insomma sono delle immagini abbastanza rappresentative, e adesso comincerò a parlare di altro. So at the same time as I was working in the newspaper, I realized that working there was a sort of a cycle. Every year in the same month you had to do the same things. The news are very repetitive. And so I started to because I was beginning to feel a little frustrated. I started losing the sort of the faith that I had in photography to change the world. So I became very critical with the media, with the newspaper that I was working in especially. And this, for example, is
the kind of situations that I had to face every year. My hometown is Alicante, that is where I was working, and you might be familiar also to the phenomenon in Italy. Once or twice a year, all the immigrants from France, they just drive across Spain, and they arrive in Algeciras or in Alicante, where they take the ferry to go back to Algeria. So every year I had to go for the newspaper to take the same picture, because every year there was the same problem. And the picture they wanted, because, well, the place was packed and they had no water, no shelter, nothing. So every year what they wanted is the picture of the woman with the baby, with the veil, under the heavy sun, the Red Cross giving water, and the husband just smoking with the friends around the corner. That is the image that the newspaper wants, and that is the image I did for 5-6 years. So at some point, that was in 2006, I started as a sort of a therapy to give my own version. Like, imagine I have a newspaper, and what image would I do, and what image would I use to document what for me was happening. And I opened a blog, and I'm going to show you some images and of the blog that I, that is 2006, so it's quite old. Quando lavoravo con il mio giornale ad Alicante, in effetti facevo un lavoro abbastanza ciclico, quindi ogni anno nello stesso periodo succedevano sempre le stesse cose, quindi io dovevo fare sempre le stesse foto. Per esempio queste sono foto che io facevo una o due volte all'anno ad Alicante, perché ad Alicante c'è un porto e una o due volte all'anno appunto c'era un'enorme mole di immigrati che prendevano il traghetto da Alicante per andare in Algeria. Quindi ogni anno in quei periodi il mio giornale mi chiedeva di fare sempre le stesse foto, quindi ogni anno dovevo fare una foto con una donna, con il figlio, con la Croce Rossa che le dava l'acqua, con il marito che invece chiacchierava con gli amici da un'altra parte, e in effetti mi sentivo molto frustrata perché io avevo la convinzione che con la fotografia si potesse cambiare il mondo. Quindi per 5-6 anni ho fatto sempre questo tran tran, ho avuto sempre questa routine. A un certo punto ho deciso di dare una svolta e ho aperto un blog. In questo blog ho cominciato a, contemporaneamente alle foto che facevo per il giornale, ho cominciato a scattare le foto secondo il mio punto di vista, quindi secondo la mia visione personale delle cose e secondo il modo in cui io ritenevo di dover documentare gli eventi. So this is my version of all these immigrants trying to take the ferry back to Algeria, focusing sometimes, it was most of the time experimenting and seeing how I could just tell a story just with images again, so in a way going back to the cartoons. Because I was not at the time, not that I am a very talented now person in terms of that, but I was not a very techie person. I didn't know how to upload many images in a blog. I just in the order I wanted. So what I did is to put all the images in just one file, in just one document, and I just started doing compositions. And by doing that, because I didn't know how to upload many images, I was forcing myself to being aware of the sequence of the story and of how I could organize that. And that was also a training that I was not aware of when I had to do it. It just came out of the limitations, but it forced myself to think about the sequence before posting an image. Quindi, quella era la mia versione dei migranti che prendono il traghetto per andare in Algeria e in effetti nel blog io ho cominciato ad utilizzare le foto per raccontare una storia. Naturalmente in quel periodo non ero brava come adesso e soprattutto non avevo competenze tecnologiche, quindi per mettere le foto sul blog ho dovuto, in base alle poche conoscenze di tecnologia che avevo, fare delle composizioni delle foto che avevo scattato e questa composizione mi ha obbligato a prendere coscienza della sequenza di queste foto, quindi della storia in sé. So these are some examples of what I posted on the blog as a reaction to my day life work as a photographer. I obviously had to take a lot of pictures of bullfighting, and obviously I have an opinion about bullfighting. So I just did my, in a way, small revenges
like a small revenge every night. Like, I do that for money, but then I have my small revenge when I come back home. So this is bullfighting. I have even ones that are more gross. This, for example, I did because I was traveling to conflict areas with the Red Cross. I was with in Syria and in Lebanon during the war. So they asked me to take military training, in a way, for war reporters. So I did this very stupid training around Madrid. And this is like my reaction. It was really, I think, one of the most stupid things I've done in my life, being there playing the soldier. So this was just my reaction, what I thought of that. Maybe it's better if we stop with each picture. Yes, each picture. Credo che ci dovremmo fermare su ogni foto, se no se va avanti okay. Non riuscite. So, okay. Ok, allora, questi sono degli esempi presi da blog. Questa è la mia reazione personale alla corrida. E diciamo che è una piccola vendetta nei confronti del torero, perché ogni sera quando torno a casa io cerco di prendere delle piccole vendette nei confronti della vita, degli avvenimenti della giornata. Next one. E questa invece è un'altra sequenza di foto che rappresenta la mia reazione alla mia esperienza come fotografa in zone di guerra. Io insieme alle NGO ho viaggiato anche in zone di guerra, per esempio in Siria e in Libano, e prima di fare questi viaggi ho dovuto fare un addestramento specifico per i fotoreporter che vanno in zone di guerra. È stato un addestramento stupidissimo che ho dovuto fare per le strade di Madrid, però la mia reazione a questo addestramento alla guerra, diciamo così, è stata questa. Also, I used to be a very shy person. I think many photographers are shy persons. You just use the camera as a barrier and also as the perfect excuse to get into places that you have no reason why. So I was I was trying to experimenting how far I could go and how close I could get to people just by using the camera. And these are the sort of small exercises that I did, taking pictures of, this was in the train, and there was this funny man just who was sitting on the other seat. And well, the sequences changed, and that is the kind of things I did. The man didn't realize I was taking so many pictures of him, and I was taking pictures of him around for 3 hours or so. So I just, with what I had, I just built a story of, well, maybe there's not even a very interesting story, but just a sequence. And also seeing how far I could go with just putting the camera close to the people. Io ero una persona molto timida e del resto molti fotografi, la maggior parte dei fotografi sono timidi, infatti la macchina fotografica viene utilizzata prima di tutto come scudo, quindi ci si nasconde dietro la macchina fotografica e poi viene usata anche come una scusa per andare in qualche posto dove non si avrebbe il coraggio di andare diversamente. E questa sequenza riflette i miei esperimenti. Io ho fatto degli esperimenti per capire quanto vicino potessi arrivare vicino alle persone. E quest'uomo è stato fotografato in treno, è una sequenza che dura circa 3 ore, racchiude un periodo di circa 3 ore, quest'uomo ci ha messo circa 3 ore per rendersi conto che io lo stavo fotografando e attraverso la sequenza di queste immagini ho cercato di costruire una storia, forse non sarà una storia interessante ma sicuramente una storia perché la natura stessa di storia viene data dalla sequenza delle immagini. This I remember, well, in Alicante and in Spain, you have to take pictures of bullfighting, of soccer, of people signing documents, but you spend a lot of time outside the police station waiting for some of the many and very famous corrupted politicians we have there. So one of the interesting very interesting things that I had to do many days was just waiting outside the police station together with other journalists just to take a picture of someone of whom I had tons of images already, like real portraits where the guy would be smiling at me and posing with everything I asked him to do. But I would stay maybe for, I had to stay maybe for 3, 4, 5 hours outside the police station to take one more picture of him in which he would be hiding himself
and maybe the time that I have to take the picture of him is from the door of the police station to the door of the police car. So in terms of the value, the documentary value of this document, it has nothing, because it's just someone that you cannot recognize at night, and really, and you have to spend like 6 hours waiting for that image. So it was very frustrating for me to see how the newspaper could not use any other image, why this image was so important, and why was everybody focusing on this very bad quality image that said nothing. So I remember that day that I had to spend many hours waiting for some of the many corrupted politicians we have. To compensate that, what I did is to pay the same attention to people who normally nobody wants to see. I think in Italy you also have the gypsies who sell the roses, and I don't know how they perform in Italy, but in Spain, if you see one of these women with roses, you just stay away, because there is two options. Either you buy the rose, or they put a spell on you, and it's just like terrible. So if you see a gypsy woman coming, you just and you try to avoid her. What I did is to give to her the same attention that I was giving to a very important celebrity. And I was following her. That is when I started following people. I still follow people with a camera. Following her, trying to steal pictures, trying to rob pictures, just to compensate how I had spent so many hours in someone that I already had tons of pictures of, and just to compensate that, I was paying a lot of attention to someone that nobody sees, nobody wants to see. So this is the following the gypsy sequence. Ok, questa è una sequenza che io ho fatto ad Alicante. Vi spiego un attimino il perché. In Spagna sapete che le foto si fanno soprattutto alla corrida e al calcio, e io passavo molto tempo davanti alle stazioni di polizia per aspettare che uscisse dalla stazione, appunto, qualcuno che era stato arrestato. E facevo degli appostamenti, naturalmente su richiesta del giornale, e facevo degli appostamenti di 3, 4 fino a 5 ore fuori dalla stazione di polizia per vedere a un certo punto uscire un individuo che si copriva il viso, e dovevo fare delle foto diciamo scoordinate nel tragitto tra la porta della stazione di polizia e la macchina della polizia. E mi sono sempre sentita frustrata e mi sono sempre chiesta quale fosse il valore di questo documento. A livello di valore intrinseco non aveva niente, era raffigurata una persona che non si riconosceva, perché naturalmente si copriva il viso, e quindi ho sempre continuato a chiedermi che importanza potesse avere un tipo di fotografia in cui appunto il soggetto era nullo e la qualità era ancora meno. E per cui ho deciso di prestare un po' più di attenzione alle persone che forse alla massa non interessavano, le persone non volevano vederle, però secondo me potevano avere qualcosa di più interessante rispetto appunto a un carcerato che interessava a tutti, ma secondo me non diceva niente. Ho cominciato a pensare per esempio agli zingari. Gli zingari in Spagna vengono evitati per due motivi: o ti derubano o ti lanciano addosso una maledizione, quindi noi li teniamo lontani. E io ho cercato di dare a persone di questo tipo, quindi a questa zingara che vedete nella foto, la stessa importanza che normalmente i fotografi danno alle persone famose, ai VIP. Quindi l'ho seguita, ho impiegato del tempo, le ho rubato delle immagini proprio per compensare tutto il tempo che si perde alle persone, diciamo, famose, per stare appresso alle persone famose, invece che dedicare questo tempo a qualcuno che probabilmente ha bisogno della stessa importanza, ma non le viene mai data. So it is maybe important to say that these things were done on the same day. So the same day that I did had to do something with the politicians waiting outside, I just tried to compensate that, because it was really like a therapy. Quindi naturalmente questo accadeva contemporaneamente, quindi mentre aspettavo la persona che uscisse dalla stazione di polizia, mi dedicavo, diciamo, anche ad altre persone secondo il mio modo di vedere le cose. Also, when I started following people, I was just trying to be honest with what was interesting to me. And another thing that we do, well, I do, I think everybody does,
For example, if you see someone in the street that is dressed in a funny way, you want to really look at him or her, like get all the details, but you cannot do it because you have to behave and you have to, and so you just pretend you don't look at her, but you really want to look. So what I did is just to follow that I really want to look, and started following people that were dressed or were appealing in a way. So by doing that, by following people, I actually managed to document a lot of the reaction from the people. If we cannot see it here because it's too small, but in the blog you can see that everybody's in a way looking, but without moving the face. It's just like, oh, look at her. These two women are more... they don't try to hide it. And in the end, what I did is just to stop her and ask her, look, I've been following you because I think you're dressed in such a funny way. Can I take a portrait of you? So all these sort of experiments I did with myself to see how far I could go normally ended up with meeting very interesting people and also forcing myself to step out of my comfort zone because I was a shy person. E quindi diciamo che a un certo punto ho cominciato a seguire le persone e per scegliere però le persone da seguire ho cercato di capire quali fossero effettivamente le persone interessanti per me. Per esempio in questa foto c'era questa donna che era vestita in maniera strana, in maniera un po' ridicola e ho cominciato a seguirla, ho cominciato a farle delle foto perché mi sono resa conto che effettivamente io volevo vedere questa persona, volevo capire quali erano i dettagli del suo abbigliamento. E quando faccio queste cose mi diverto anche a vedere le reazioni degli altri, perché gli altri mi vedono che seguo delle persone e mi guardano con la coda nell'occhio, quindi dicono guarda che strana, questa sta seguendo quest'altra persona, però fanno finta di non vedere, anche se guardano. E io invece faccio il contrario, io alla fine fermo la persona, in questo caso l'ho fermata, e le ho detto guarda, mi sembra che il tuo abbigliamento sia un po' strano, ti posso fare una fotografia? La persona si è fatta fotografare, quindi in questo modo io cerco anche di andare oltre alla mia timidezza. Io quando sono curiosa di qualcosa, in questo modo riesco a esternare la mia curiosità e a farmi coraggio e a vincere la mia timidezza. Other sort of research, personal research that I did is how you can actually change the meaning of a picture just by depending on the point of view. This image is like a very stupid and simple one. It is a very famous hotel in Madrid. It's called Mediodía. So depending on where you take the picture from, it is just a postcard of a famous hotel. Or if you put yourself right behind the street light, it becomes Meodia, which means he hates me in Spanish. E un altro... esperimento un po' stupido che ho fatto è stato quello di cambiare il significato alle foto. Se vedete questa foto, questa è una foto presa da una determinata angolazione, è un importante albergo di Madrid che si chiama Mediodía, e che in spagnolo vuol dire mezzogiorno, e se viene presa con questa angolazione diciamo il nome dell'albergo non è più Mediodía ma è Meodia, cioè mi odia. And in by doing that, like you are forced to find the story behind. If you see the picture with Mediodía, you just, okay, the hotel. But with this specific point of view, you see Meodia, why does he hate me? And then you try to find the meaning and the reason why he hates you. And there's nothing in the picture. So maybe you relate it to the only open window and you just your mind works filling in the gaps and trying to put some sense in something that it's not understood on the first time. E, con questo tipo di esperimento io mi sono costretta a trovare una storia. In effetti, se vedete la fotografia presa da questa angolazione, quindi con la sbarra della finestra in mezzo, sarete portati a chiedervi che scritta strana, mi odia, perché mi odia, e quindi farvi tutto un film su come e perché questa scritta si trovi lì. Quindi in questo modo io spingo anche la fantasia con questo tipo di esperimenti. Okay, so other things, for example, in trying to see things not like from a different angle also, trying to just to see human behavior
not assuming and not understanding what they're doing, really seeing it from outside. For example, this series was taken in Barcelona, very close, well, in the same square where the Sagrada Familia is. It's normal. I mean, we all know that there is tourism and that tourists go to Barcelona and take pictures of Sagrada Familia. This is not a surprise. But if you see it from a different point of view, what happens is that you walk into this square where the cathedral is, and everybody, instead of walking normally, everybody's like that. So there is actually a square in Barcelona where everybody looks up. So if you understand it like that, it becomes something funny. So I took a lot of pictures of people looking up and then edited that in the end with something very banal, that is a plane flying. So you just transform this normal behavior into something that is normal, and you add a meaning. And it's the kind of games that I used to play, and how you can use what is really happening to tell a story that you're inventing. E questa è un'altra sequenza che si trova nel mio blog. Io, oltre a cercare di vedere le cose da diverse angolazioni, cerco anche di sottolineare le reazioni delle persone. Queste foto sono state prese vicino alla Sagrada Famiglia a Barcellona e sono semplicemente delle persone che guardano un aereo che passa. Però mi sono divertita a fare la foto a tutte queste persone che guardavano in alto e dando, diciamo, l'impressione che in questa piazza di Barcellona le persone, invece di camminare normalmente, camminino tutte guardando in alto, quindi tutte con il naso all'aria. Questi in effetti sono dei giochi che io faccio e cerco di appunto giocare, di scherzare con i comportamenti delle persone che da normali riescono, tramite una sequenza di fotografie, a diventare comportamenti strani, comportamenti buffi. So that is a kind of self-therapy that I use to compensate in photojournalism. But also when I was systematically trying to understand why I behaved in a certain way and trying to change that, I started doing not only with pictures, with many aspects of my life. One of them was, for example, the spam mails. You know what? Well, spam mails is these Nigerian mails you receive of people who want to give you money just because you are chosen, or just because they think you can help them. So this, you, for some reason, because we don't trust the internet, you just don't even read them. You just throw them away. So what I did is doing the opposite, keeping them, and I have a huge collection of spams because I think they are written in a very smart way. They perfectly know what the white guilt is, and they play with that, so they actually propose us to save our soul and to save our private economy by just, why, I mean, my question was, why don't we do it? Because they are giving us money for being good persons and we're gonna feel better, why don't we just trust it? And I think the way they are designed and the way they are written is fantastic. So after some time, I was collecting maybe for 1 or 2 years all these spams. I can say one of the biggest collections of spams. At some point, well, in 2009, a friend of mine that I used to study with at school had opened a gallery in Madrid, and they wanted to submit portfolios to enter Foto España, which is a big festival in Spain. And she knew I was a photographer, so she just contacted me on Facebook and asked me if I had something to show. So obviously it's Foto España, it is art. I cannot show poor black people struggling. So I say, okay, I need to do something artistic. And what I did is just give a chance to these spam stories and just research a little bit more on the idea. So I selected 8 spam mails that for me were the most interesting ones, and did something that was something that I was really obsessed with, that is how you read and how the mechanism of reading. Maybe if you want me to stop. No, this is a long one. Okay. So I have always been very interested with the process of reading. It is simple, but it is not that simple if you think about it. If you read, for example, the description of a character or the description of a landscape, it's not that you are memorizing each letter
and this letter is in your brain and then you decode. No, it doesn't work like that. What it does is that you put all these letters together, you make a concept and you understand this concept, and most of the times when you put all these concepts together, you create an image. And the memory works with an image. So when you read the description of a landscape, what you do is actually going back to your visual library and try to find a landscape that looks more or less the same of the concept you just read, and use this landscape as the setting for the story you're reading. It happens the same with characters. You read the description of some man in a book, and you just find someone that you know that looks a little bit the same, or right, reminds you maybe in some detail, and you use this person, this vague representation of the person you know, of a memory you have, to play a role in the story that you're reading. And I think this is fascinating. So, okay. Quindi io ho sempre cercato di capire perché le persone si comportano in un certo modo e soprattutto perché io mi comporto in un certo modo, ed ho sempre cercato di cambiare questa cosa. Ho cercato di fare vari esperimenti. Uno che ritengo molto interessante l'ho fatto con gli spam, quelle mail che noi generalmente buttiamo quando le troviamo nella posta elettronica, e soprattutto ero interessata alle spam, quelli che arrivano da paesi africani, che ci promettono $1 milione se diamo il numero del conto corrente. E all'inizio le buttavo come tutti noi, e a un certo punto ho cominciato ad essere intrigata dal modo in cui queste venivano scritte. Addirittura qualcuna diceva che mi volevano dare soldi perché ero una brava persona. Quindi ho cominciato a conservarle e credo di avere la maggior collezione di spam al mondo. Nel 2009 una mia amica doveva fare una mostra a Madrid, mi ha contattato su Facebook e mi ha chiesto se potevo dare anch'io un contributo e portare, diciamo, a questa mostra qualcosa di artistico, e io ho scelto le 8 spam che secondo me erano più significative e le ho portate a questa mostra. Diciamo che oltre ad essere molto interessata dalla fotografia, sono interessata anche dalla scrittura, perché in effetti la scrittura io non la vedo come un insieme di lettere. Quando noi leggiamo qualcosa, non leggiamo una serie di lettere, ma noi mettiamo le lettere tutte insieme, non memorizziamo le lettere singolarmente, ma le memorizziamo tutte insieme e ci creiamo un concetto. Da questo concetto creiamo delle immagini. Quando per esempio noi leggiamo la descrizione di un paesaggio, entriamo nella nostra memoria, nei nostri file di memoria, e cerchiamo un'immagine di paesaggio che più o meno corrisponda a quello che stiamo leggendo, e in questo modo riusciamo a visualizzare quello che stiamo leggendo. La stessa cosa accade con le persone, quindi quando ci troviamo davanti alla descrizione vaga di una persona, noi cerchiamo sempre di associarla ad una persona che effettivamente già conosciamo, e ci riusciamo a fare un'immagine molto precisa di quello che leggiamo. So what I did is to read the spam mails and in a way just close my eyes and imagine what is the scene that I'm reading. Just close your eyes and how do you imagine this? And once I have the image in my mind, I just create it. So quindi leggendo i vari messaggi spam che ho collezionato, ho cercato di chiudere gli occhi e immaginare che cosa ci fosse dietro questo spam. By doing that, I was in a way also identifying the cliches, what I expected. I mean, I never met, for example, this is a Russian widow. I never met a Russian widow, but I still have, for some reason, the image of a Russian widow in my mind. And this is just a cliche and the prejudices and maybe movies I've watched, I don't know. But for some reason, I can create the image of a Russian widow, of something that I've never experimented myself. E naturalmente dietro queste mail c'è stata l'identificazione dei miei cliché. La foto di prima raffigurava una vedova russa. Ora, io non ho mai incontrato una vedova russa, però nel mio immaginario una vedova russa è così. Quindi dietro una mail di una vedova russa immagino una scena di questo tipo. Another one is a bank employee in Togo. I've never been, at this time I had never been to Africa, so I had a problem because I didn't know how a bank office in Africa would look like. There were a lot of spams that were located in Africa and I've never been there. So I went to Africa just to feed my visual library and try, because I thought it would be easy to make these pictures there. It was not at all. That was the first learning, the first lesson. So this is a bank employee in Togo.
Quindi questa è una mail di un impiegato di Banca del Togo. Ora, il discorso di prima, io non sono mai stata in Africa, non ho idea di come sia una banca in Africa. Questa è l'immagine che mi sono fatta. Probabilmente dovrò andare in Africa per vedere come è fatta una banca africana. This is an orphan. She wants to marry me because if she doesn't get married before 30 years old, she will lose all her inheritance. So it's again like a poor orphan in London. And this was all made in either in a studio, either finding the perfect location, but most of the time it was a studio. Like a movie maker would work, that was the first time that I created exactly the reality I needed. E l'altra mail parlava di una donna che ha bisogno di sposarsi perché sennò perde l'eredità, quindi vuole sposare me. E io dietro questa mail ho immaginato questa immagine di questa donna in questo tipo di ambiente. So it was also the first time that I directed. Normally when you're a photojournalist you are very passive. You just need to be aware and be quick and be invisible. Here, no, you have to create everything. You have to decide everything. How she's going to move her hands, what she's going to be wearing, what is the color of the floor, of the walls, or everything. You're just like creating from a blank paper, which is completely the different and the opposite that you're supposed to do in photojournalism. And it was the best therapy I have ever had. Like, I was like, this is much better. E naturalmente questo lavoro è completamente il contrario del lavoro del giornalista, perché il fotogiornalista deve essere passivo, fotoreporter deve essere passivo, deve essere veloce e non decide niente, si deve trovare nel posto giusto al momento giusto, mentre invece in questo caso io devo creare, devo decidere addirittura il colore dei vestiti, devo decidere le espressioni, devo decidere la posa, il movimento delle mani, la posizione delle mani, quindi è un lavoro che è completamente al contrario rispetto a quello del fotoreporter. So this is a series, you can see it on my website, but it was finally selected for Foto España, and the funny thing that happened and that just confirmed my feeling that this was by far a much more funny way of working, and by doing that I could talk about the same document reality, document what our society is about, without actually needing society to adapt and to put and to stay just right in front of the camera. Because the fact that these spam mails exist actually is talking about many, many things. It explains a lot about our society, but I'm just not saying, no, these people are struggling. I just document in a different way and using photography in a different way. Alla fine sono stata selezionata per Foto Spagna e ed è stato buffo perché la mia teoria che questo modo di lavorare divertente fosse ritenuto interessante anche dagli altri è stata confermata. In effetti io in questo modo mi diverto e comunque riporto delle scene reali, perché in effetti gli spam esistono, quindi il mio è stato un modo diverso di documentare la realtà. Mi ci sono anche divertita, però comunque è stato un modo per documentare la realtà. So the funny thing that happened with this is that when I was at the time a photojournalist, not a very famous one, not a very good one, but people knew my work, but I was not very good. Let me see, okay. So when I did the show, everybody that came to the exhibition, it was quite popular, came to ask me, like, Christina, how did you gain access to these people? How did you actually meet them? And how did they allow you to take the pictures of them? It's incredible. When have you been in Togo? And it's like, wait a minute. You see, you get the spam mail and you just directly throw it away. You don't believe it's true, but you put a picture with it and then it becomes an amazing research. So that was just, I opened my eyes like that. So it's like, okay, this is a playground and this is something we need to work on. Maybe because I think before we trust photography to document the world, we need to know what photography is about and what people expect from photography. Because if we don't consider that, then we are not being honest with the medium. So we need to understand how people consume photography before we use photography to talk to people. E,
Io a quel tempo ero una fotoreporter, non ero famosa, non ero brava come adesso, però in effetti le persone conoscevano il mio lavoro e quando ho partecipato a questa mostra molti si sono avvicinati e mi hanno chiesto: ma come hai fatto a incontrare le persone che ti hanno scritto le mail? Come hai fatto ad avere il permesso per farti fare le foto? E in effetti queste foto sembravano reali e ho avuto la dimostrazione appunto che anche in questo modo scherzoso potevo rappresentare la realtà. Le spam normalmente venivano buttate, però avendoci associato una foto vicino erano diventate delle risorse e questo perché? Perché in effetti io ho cercato di utilizzare la fotografia in maniera diversa, perché io sono convinta che prima di utilizzare la fotografia per descrivere il mondo, per descrivere la realtà, bisogna sapere che cos'è la fotografia, dove ci può portare la fotografia. So also at the same time that I was doing the blog and that I was going with the NGOs and that I was doing the spams, because I have always been hyperactive. I always need to do a lot of things at the same time. Now I am having my dose this year. It may be too much. But I always deal with four or five things at the same time. I like that because I get very easily bored. So when I just arrived in Alicante, I wanted to engage, just like I started working with the NGOs, with serious projects and with serious subjects. So one of them, and that I thought could be interesting, is prostitution. Not because, well, it is like a classical subject in photojournalism, but it is a classical subject that, in my opinion, has always been approached from the same angle, that is the man's angle. Prostitution is most of the time about naked women doing dirty things and talking about the real subculture and how bad this world is and how dirty these women are. I have never seen, maybe because I'm not very documented, I'm sure there is, but not at the time, I didn't know, prostitution explained from a woman's point of view. Like in the same way that I was curious to talk to this woman that was dressed in a weird way, I was curious to go and talk to a prostitute and ask her, like, how do you feel? I mean, how do you feel when you just have to go with a man for money? I really want to know that as a woman. I'm curious about that. So I went to where all the prostitutes are in Alicante, and I just chose one. And I asked her if she would be ready to work with me, and we could give a feminine aspect view on prostitution. So we were working together for 3 years. We became very, very good friends. And after these 3 years, she was starting to get like a little anxious, like, Christina, when are you showing this? When are we publishing it? And I was very scared, because I was completely sure that if I published that in a magazine, they would just, I had very strong images, and they would just choose the ones that, again, would say the same thing in the same way. So I was just sitting on it and waiting to see what happens. And I was lucky because the university in my hometown in Alicante, they have a very good exhibition room, like a museum, and they knew I was working with prostitutes, so they just asked me if I wanted to do something for the Day Against Gender Violence. And so they gave me 3 rooms in the museum and the possibility of making a catalog with complete freedom. So that changed completely my approach, because then I could change everything. Another thing that happened, not only having available this exhibition room for me, the other thing that happened is that Paula, who's my friend, the prostitute, she told me that when I told her that we were finally going to do something with all this, she was very scared because her children lived in Chile, she's from Chile, and she didn't want her children to know that she's a prostitute. And she told me that the same day I told her we were publishing it. So I was like, okay, maybe you should have told me before. But she was certain that I could block internet in South America. And this is something that I cannot do. So it forced me to find a solution. And it was, again, because I could not do in a straight way, because of the limitations I had, that I needed to find a different way of doing things. What I decided to do is to turn the story into fiction. Even if it's true, even if she is a prostitute, even if I was documented her for real, I would use a language, the language of fiction, to explain her story. So you have the real content, so it's like the fake story of a real prostitute, if that makes any sense.
I don't know if you understood. I don't know if you understood. I still have problems to understand it myself. Quindi, mentre lavoravo sempre per il solito giornale d'Alicante, facevo anche tante altre cose, curavo il mio blog, lavoravo con le ONG, perché sono sempre stata molto iperattiva, anche se adesso forse lo sto diventando un po' troppo. Però ho sempre fatto 4-5 cose allo stesso tempo, altrimenti mi annoio, proprio come carattere. E in quel periodo in Alicante, ad Alicante, io ho deciso di aderire a un progetto molto importante, molto serio, un progetto sulla prostituzione, però non volevo vedere il fenomeno della prostituzione sempre dallo stesso punto di vista, cioè dal punto di vista degli uomini, che comunque qualsiasi cosa dicano della prostituzione, delle prostitute, è sempre un qualcosa dal punto di vista degli uomini. Ho cercato di affrontare il problema dal punto di vista delle donne, quindi ho cercato un po' fra le varie prostitute di Alicante, ne ho scelto una e le ho chiesto se voleva collaborare con me. Abbiamo collaborato a questo progetto insieme per 3 anni, siamo anche diventate molto amiche e però tutta questa, diciamo, inchiesta sulla prostituzione non poteva essere utilizzata in maniera che secondo me fosse una maniera costruttiva, perché se l'avessi data a un giornale, il giornale avrebbe sempre posto dei limiti, avrebbe sempre teso a mostrare questo lavoro sulla prostituzione nello stesso modo, quindi sempre dal punto di vista degli uomini. E per fortuna però l'Università di Alicante, che sapeva che io stavo lavorando su questo tipo di progetto, mi ha chiesto se volevo fare qualcosa tramite loro. E io ho accettato e l'Università di Alicante mi ha dato a disposizione delle sale per fare una mostra e la completa libertà di gestire e organizzare questa mostra. E quindi mi sono sentita molto realizzata in quel momento, naturalmente, però la mia amica Paola, cioè la prostituta che aveva collaborato con me, ha cominciato a tirarsi indietro, perché lei aveva dei figli in Cile, era di origine cilena e non voleva assolutamente che i figli sapessero che lei in Spagna faceva la prostituta. Naturalmente, se questa mostra fosse stata fatta e fosse stata mandata su internet, non avremmo potuto bloccare internet in Sud America, per cui bisognava trovare una soluzione. Allora ho deciso di fare una cosa, ho deciso di far finta che Paola fosse una finta prostituta, quindi ho reso fiction una storia vera, ho utilizzato il linguaggio della fiction per rappresentare una storia vera, un'esperienza vera. Sì. Infatti hai detto fiction, lo hai fatto con delle immagini che già avevi o hai messo da parte quello che hai fatto fino a quel momento e fatto delle scattare nuove immagini? When I turned it to fiction, I use most of the images I had of her, but also I need images to support the story. So I came back to my archive and I chose images that could work and support the story in this new fictional way. So in the end it became like maybe 70% of real documentary done with about the real subject and 30% that was more like illustrating. Like I will show you in this first part of the exhibition. Sì, quindi ho usato soprattutto immagini di Paola e poi per rendere la cosa appunto più fictional ho utilizzato anche delle foto che avevo. Quindi alla fine, come vi mostrerò, il 70% era fatto di fotografie reali e documentarie e circa il 30% era fatto di fotografie e immagini che io già avevo, che non avevo fatto, diciamo, con Paola. So, as I was not doing straight documentary, I could add different ideas. One of the ideas and concepts that you cannot add in documentary. One of them, and that I really wanted to talk about, is prejudice. Like, women normally, you don't go and ask a prostitute because you just assume they're like dirty women and you just don't go because you have prejudices, and it's true. So, the first part of the book and of the exhibition was telling her story as if she was a saint instead of a prostitute. So the way I explain her story is the biblical, like with biblical verses. I am still telling her story, but as if I was telling the story of a saint. So the translation is not very good, but it's like 12 episodes that tell her life. You can also see that on my website.
E quindi, non essendo io, non facendo io strettamente dei documentari, ho potuto aggiungere anche idee che non c'entravano niente con il lavoro che stavo facendo. Per esempio, un'idea che ho aggiunto è stata quella del pregiudizio, e sempre parlando di Paola, io ho cercato di fare un racconto in cui presentavo Paola come una santa e non come una prostituta, e questo per eliminare i pregiudizi nei confronti di una prostituta. Una donna non uscirebbe mai con una prostituta per una questione di pregiudizi, ma con una santa sì. Quindi ho fatto questa cosa in un linguaggio un po' biblico per appunto stravolgere la realtà e aggiungere nuove idee a quello che io in effetti avevo riportato come cosa reale. So